Francesco, stasera c'è il tutto esaurito allo Stamford Bridge perché appunto c'è la vostra partita contro le leggende del Chelsea. Non ti dico come vedi l'incontro, però voglio dire, è sempre emozionante, immagino, tornare in uno stadio che sarà tutto pieno. Ma sì, è una bellissima partita, il ricavato va in beneficenza. Con questa gara hanno raccolto 750.000 sterline che daranno in beneficenza e poi ci sarà per noi la seconda gara, domenica a Norwich. Anche lì hanno raccolto un'ingente somma per costruire un centro sociale per la comunità locale e noi siamo orgogliosi di contribuire con le nostre, con la nostra presenza, presenza fatta di leggende nerazzurre che si sono messe a disposizione di Inter Forever, che è il progetto che le raduna, e che faremo sicuramente una bella figura stasera e porteremo in alto i colori nerazzurri nel mondo. Tu sei, diciamo, il selezionatore di Inter Forever, ci sono per appunto tantissime leggende che avete fatto proprio la storia dell'Inter. Sì, ci sono tante leggende che fanno parte di diverse epoche, che vanno dagli anni 90 ai recenti 2010, e ci sono molti ex giocatori, molte leggende che hanno vinto il triplete, il glorioso triplete, ma anche dopo, quindi è una sorpresa perché siamo in 20 giocatori, di cui il mister è Riccardino Ferri, che è anche un po' in sbattimento per la formazione perché deve vedere le condizioni fisiche di ognuno e le condizioni fisiche non sono al massimo. Vabbè, tu sei quello tanto che importa, voglio dire, quindi con Frevi darete il cambio. Certo, sì. Beh, l'aspetto principale non è il risultato, bensì è il giocare tutti e il volersi bene. Parlando invece dell'Inter, quella attuale, c'è una finalissima, perché questo è quanto, contro la Lazio, come la vedi? La vediamo insieme perché davanti al televisore da qui faremo il tifo. Spero tanto che i ragazzi riescano a raggiungere l'obiettivo. Ma siccome tu ne hai giocate comunque tante di partite importanti, e questa è forse la prima finale, anche se non è una finale, ma è una finale che giocano i ragazzi di adesso. Sì, guarda, allora le finali sono altre, questa è una partita importantissima per raggiungere il quarto posto e siamo tutti uniti per farlo.